Allora, siamo nel parco ex Ridagna, che fa parte del vecchio comparto industriale Ridagna Barilla, che è stato oggetto di un intervento di riqualificazione negli anni tra il 97 e il 2001, che ha visto una parte privata che è consistita nel recupero del vecchio stabilimento Barilla gestito da privati e una parte pubblica che ha visto il recupero dell'ex parco Ridagna, che era un parco che era attorno a una vecchia fabbrica dello zucchero dismessa che era gestita dalla società Ridagna ed è stata recuperata da Auditorium su progetto dell'architetto Renzo Piano. L'auditorium è un auditorium dedicato prevalentemente alla musica, infatti viene svolta qui parte della stagione concertistica del Teatro Regio di Parma ed ha anche funzione di sala conferenze. Il centro congressi, che è stato realizzato a fianco, che ha la funzione proprio di ospitare due sale conferenze da 200 posti e da 300 posti, completa il tutto. L'obiettivo del progetto era il recupero di un edificio esistente che ha significato molto per la città di Parma e di restituirlo al meglio con un'utilità pubblica. Si è scelto di realizzare un auditorium da 780 posti che alla città mancava. La sala è caratterizzata da un'estrema semplicità e sobrietà per riprendere idealmente il concetto della fabbrica, da fabbrica per lo zucchero a fabbrica per la musica. Questa apparente semplicità si deve anche al fatto che il progetto non ha previsto l'utilizzo dei tradizionali canoni per il trattamento acustico, anche se in realtà sotto questo aspetto la sala possiede le caratteristiche proprie di una sala sinfonica. Le operazioni di verifica acustica sono state particolarmente complesse anche perché l'edificio è stato svuotato nelle due tamponature da nord a sud, sostituite da due grandi vetrate che consentono di beneficiare della presenza del parco. Le vetrate sono acustiche a tutti gli effetti, innanzitutto consentono un abbattimento del rumore tra l'esterno e l'interno ed in secondo luogo contribuiscono ad indirizzare il suono in maniera corretta grazie ai deflettori posizionati sulla parete interna. Le stesse strombature delle finestre sono state mantenute nella profondità originale in quanto anch'esse contribuiscono al sistema di superfici riflettenti. Il risultato finale dimostra che non è impossibile progettare con il vetro e con le murature tradizionali anche quando il tema acustico è così delicato e determinante. Un recupero di grande respiro che ha riqualificato questa area industriale ex Ridagna Barilla, regalando ai parmensi nuovi spazi abitativi e commerciali, ma soprattutto questo splendido auditorium. Siamo nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo e dalle vie dello shopping più esclusive al mondo. Proprio qui si trova un punto d'incontro importante, un luogo esclusivo ed elegante, l'Hotel The Grey, dove stile, design del futuro e benessere personalizzato creano un connubio perfetto. Siamo con Silvia Achilli, responsabile dell'Hotel The Grey. Ci siamo chiesti come mai la scelta di questo nome. Beh, The Grey è il termine, si traduce come grigio in americano e l'architetto ha voluto con questo termine, che poi è il grigio, il colore che un po' caratterizza la città di Milano, direi. Qui invece viene valorizzato, gli viene dato colore finalmente. Infatti, ecco, ci sono un sacco di rimandi, come dicevi tu, al colore e anche alla luce. E anche una serie di stili diversi che si mixano, dall'orientale all'ottocentesco, al futuribile anche. Sì, diciamo che si può anche definire in un certo senso il l'etno design, proprio perché alla tecnologia, quindi alle luci che variano, ai suoni,
si accostano infatti questi elementi etnici. Siamo nella hall dell'Hotel De Grey, comodamente seduta su di un puff sospeso. Sì, che è la prima cosa che si nota entrando al De Grey, un puff sospeso da quattro tiranti che scompaiono nel soffitto. Diciamo che qui prevale, in questo ambiente prevale la sospensione, dal puff al banco della reception, che è sospesa anche quello, ha delle pareti in stucco con decorazioni che riprendono un po' le onde del mare. E sotto questo c'è una base di conchiglie in madreperla. Quindi ritorna un po' anche l'idea del viaggio. Allora, benvenuti in questo viaggio sensoriale, emozionale e lussuosissimo. Eccoci al secondo piano dell'albergo. L'albergo ha tre piani per un totale di 21 camere. Ogni piano è caratterizzato da una colonna di luci appunto diverse, passa dal giallo al rosso al blu, e il corridoio è caratterizzato anche da luci LED anche quelle colorazioni diverse. Una particolarità di questi corridoi sono le pareti in resina con pagliuzzi di grano inserite appunto nella parete. Quindi è l'accostamento delle due gli elementi naturali all'alta tecnologia, ecco. Ecco qui. Allora, questa è una delle camere, delle 21 camere, e in questo caso è una camera con un fitness all'interno di questa. Più che altro elementi che possano accontentare, diciamo, il cliente, che lo possano far star bene sia fisicamente che mentalmente, in questo caso fisicamente. Eccoci in un'altra camera dell'Hotel De Grey, dove tutto è meraviglioso e big size. Sì, a partire dal letto con questa testata in pelle di struzzo, il televisore al plasma sempre, che non manca mai in tutte le camere. E poi la cosa grande di questa camera è senz'altro la vista nella Galleria Vittorio Emanuele. E per restare in tema di grandi dimensioni e anche di coccolare il cliente, abbiamo un bagno gigantesco. Sì, in questo caso una grandissima vasca idromassaggio con un televisore sempre a portata di mano. Tutti i bagni dell'albergo sono stati concepiti appunto con questo materiale che è il travertino liscio per il pavimento e stuccato invece alle pareti. Crea anche molto calore all'ambiente. C'è da dire questo, che le camere sono sì moderne, tecnologiche, però insomma non si vuole togliere il concetto anche della funzionalità, del moderno e del calore. Cioè il cliente Aldo Grey vuole sentirsi un po' a casa propria. Questo è diciamo il concetto di base. L'architetto è riuscito a studiare proprio anche nei piccoli particolari, come anche gli elementi come il portasapone o il portabicchieri, che sono in corno naturale, oppure il portafazzoletti in sempre legno, in Wenge. Ed eccoci comodamente sedute nel ristorante dell'Hotel De Grey, che si chiama Le Noir. Come mai Le Noir? Beh, Le Noir lo dice la parola, il ristorante è nero, infatti è caratterizzato da un tavolo di legno laccato nero e ai lati due tavoli tondi neri. Quindi diciamo è una scatola nera, dove poi prevalgono anche delle macchie di colore, quali vasi cinesi di fine 800 o i nostri giardinetti che abbiamo appunto come centro tavola. Insomma, un Le Noir che acquisisce comunque colore e allegria in qualche modo.
Sì, anche dal soprattutto dalle luci, dai LED che variano tonalità e colorazioni, assumono colorazioni diverse sia al ristorante che nella lobby anche. Hotel De Grey, quando stile minimalista e tocchi etnici diventano sinonimo di lusso a 360 gradi. Da Milano è tutto, arrivederci, alla prossima! Parliamo di quel numero dell'Arca Plus dedicato agli ultimi 10 anni di architettura in Olanda, dal 93 al 2003. Perché ci interessiamo dell'Olanda? Perché l'Arca Plus ha voluto dedicare una sua monografia solo a questi 10 anni di questo piccolo paese? In fondo pensate che è un paese composto da pochi milioni di abitanti, ma che ha sempre determinato, o meglio ancora, che ha sempre creato i germi dell'avanzamento, dell'innovazione del progetto. E per progetto intendiamo il linguaggio architettonico, il modo di concepire l'architettura. Ma si può tornare addirittura ai tempi del Rinascimento anche prima, ma avvicinandosi ai nostri tempi, diciamo ai tempi che un nome che tutti conoscete, di Mondrian, al neoplasticismo, cioè ad aver individuato un linguaggio architettonico espressivo collegato strettamente alle ultime ricerche che le arti figurative avevano in quel momento in Europa. Ed è stato un linguaggio unico, credo un caso unico nella storia dell'architettura. Ci sono delle architetture olandesi che soprattutto quando vengono fotografate, quindi viste bidimensionalmente, hanno lo stesso lavoro di un, hanno lo stesso valore di un quadro bidimensionale, perché contengono tutti quei concetti di colore, di forma, di proporzioni, di interpretazioni della situazione culturale del momento, che li rendeva perfettamente coerenti. In questi ultimi 10 anni l'Olanda, nel momento in cui tutto il mondo celebra fasti a quello che si chiama lo Star System, cioè il nostro periodo è un periodo fantastico, noi abbiamo alcune decine di architetti che sono diventati famosissimi nel mondo perché ci stanno rivoluzionando veramente il progetto architettura, ma l'Olanda sta andando oltre, sta producendo le nuove avanguardie di quei linguaggi o di quei modi di progettare che saranno molto più precisati e molto più sentiti nei prossimi 10 o 20 anni. Perché questo? Perché sempre salvando la tradizione di quella ricerca continua dove non si basa solo sulla teoria, ma dove teoria e pratica vengono sempre abbinati, hanno avuto l'occasione, e qui bisogna dire dalle committenze illuminate pubbliche olandesi, ha avuto l'occasione di realizzare, di rendere fisico i loro pensieri che sembravano terribilmente astratti e stanno cambiando l'immagine globale dell'ambiente costruito, del panorama costruito, meglio ancora olandese. Vi dico un nome, poi nella rivista ci sono tanti altri, ma Oosterhuis, dove ha cominciato una indagine molto seria del circoscrivere il contenitore abitabile non da strutture rigide ma da membrane flessibili, ma non fermandosi solo alla membrana e quindi a tutti i problemi che dà nella sua strutturazione o nella sua realizzazione strutturale, ma a delle membrane, e qui ci si ricollega ai cristalli liquidi, a tutte quelle ricerche di riproduzione dell'immagine, di membrane che possono riprodurre l'immagine. Quindi poter pensare, e il futuro non è lontano, a vivere degli ambienti che possono cambiare colore e farci cambiare umore. Cioè questa possibilità di intervento figurativo, di arte figurativa globale che possa coinvolgere
tutto il contenitore della nostra vita protetta è veramente un'occasione unica. Ecco, un invito per tutti, se potete facciamo un viaggio in Olanda, ne vale la pena.